tutti, benvenuti nel mio 31esimo video unboxing. Ebbene sì, oltre a questo video unboxing ce ne sono altri 30, sempre di AliExpress. Partiamo con questo pacchetto, apriamolo subito insieme. Ecco qua, vediamo un po' cosa esce da qua. Un po' si capisce dalla forma. Voilà, è una cover semplicissima. Mi tocca andare sul semplice con questo cellulare perché non ci sono cover molto particolari, ma comunque sono io che desidero tenerlo semplice perché mi piace molto semplicemente come è il telefono e non mi va di modificarlo molto con cover strane. Questa cover, vi scrivo il prezzo, il telefono è il Nubia ZTE Nubia N1, vedete? È molto bello, è grande. Questa che vedete sopra è una cover trasparente che ho preso sempre da AliExpress e la potete vedere nel 26esimo video unboxing. È rigida, questa qui è rigida, trasparente, e questa che ho preso adesso invece è in gomma, non è silicone, grigia, trasparente anche lei. Qui è satinata, vedete? Bella, vi scrivo il prezzo e passiamo ad altri pacchetti. Ecco qui altri due pacchetti, li apriamo subito. Partiamo da questo, vediamo un po' cosa abbiamo. Vediamo, deve essere un oggetto solo, mi sa, vediamo. E questo cameo, guardate com'è grande. Apriamolo. Ecco qua, e questo cameo doveva essere di plastica, giusto? Doveva essere un cameo normale da un euro, da 90 centesimi. Ecco, e questo cameo così bellissimo, guardate. Per chi fa la resina sarebbe perfetto, sì, per creare uno stampo e riprodurlo. E questa resina, come vedete, è perlata, un po' dorata. Vedete che bello, che è un po' cangiante. Bellissimo. Fa il bianco, grande, il dorato, dietro è così. Montato in questo modo e ha la sua catena di una lunghezza di 70 cm con la chiusura. Sì, bellissimo. Vi scrivo il prezzo, la dimensione è questa. Bello, molto grande, te l'aspettavi così grande? No, me lo immaginavo piccolissimo, 2 cm, non di più. Ok, adesso apriamo questo pacchetto, finalmente c'è qualcosa di mio, lo so già. Non ci ha messo tanto ad arrivare, tipo un mese. Sì, anche quell'altro. Un mese, tempo giusto. Ecco qui, voilà, sono questi orecchini con queste borchiette. Adesso vanno tanto di moda le borchie, ma io le ho sempre portate, mi sono sempre piaciute. Guardate che bello, ce l'hanno sia davanti che dietro e sono in acciaio inossidabile, molto carini. Si aprono così e si chiude così, tac, e c'hanno questi spuntoni sia davanti che dietro. Vi scrivo il prezzo. Ecco altri due pacchetti, apriamoli subito, partiamo da questo. Vediamo un po' cosa esce da qua. Questi dovrebbero averci messo poco ad arrivare, vediamo cosa c'è dentro, se ci abbiamo azzeccato. Ecco qui, sono due ciondoli, erano due che avevi comprato assieme, sì? Sì. Ah ok, pensavo fosse un omaggio, invece no. Vediamo un po'. Abbiamo questo ciondolo a forma di rana, bellissimissimo, e dentro c'è questa pietra che è un'agata. Agata, sì, blu. Un'agata blu, guardate che bella, che belle striature che ha. Il gancetto è qui, quindi è un pendente che sta un po' distorto così, che è più carino, è più particolare. Sotto si può vedere che la pietra è naturale. Adesso magari ve la faccio vedere con il flash del cellulare perché questa agata così è trasparente. La colorazione blu è naturale, esiste, sì, in natura? Sì, assolutamente sì. È una colorazione naturale della pietra. Adesso ve la faccio vedere meglio. E l'altro è questo qui che si chiama opercolo, che praticamente è quello che fanno, non è la conchiglia, ma è quello che creano alcuni molluschi come tappo per chiudersi dentro la conchiglia, giusto? E ce l'abbiamo anche fossile noi proprio. Guardate che bello. Enorme. È vero, non è finto, guardate che bello che è. Sì, sì, assolutamente. Ed è montato su? Cos'è? Platino, placatura platino. È un metallo placato platino? Sì. Ma sei sicura? Mi sì, sembra un po' strano. Sì, sono sicura, l'ho guardato anche oggi il risultato. Vi scrivo il prezzo di questo. Ecco qui, guardate l'agata con dietro la luce, quanto è bella, com'è trasparente.
Bellissima. Guardate. Oh, così sì che si vede bene. Guardate tutte le venature. Bellissima, vi scrivo il prezzo per questo ciondolo. Apriamo questo. Vediamo un po' cosa esce da qua. Un anello. Sì, mia mamma credo ci abbia azzeccato. Vediamo un po'. È un anello che ha preso per lei, sempre con l'agata blu. Agata blu. Quindi si può volendo anche abbinare al ciondolo, ma in realtà no, perché questo è montato su colore oro. Oro rosa, quello sì. Ed È questa gigante era agata blu. E l'ultimo, ragazzi. Hanno chiuso la pagina, hanno chiuso tutto di questo. questo è, Resistable. sì, si può dargli la, si può stringerlo, allargarlo, vedete che qua sotto non è attaccato. Bellissimo, agata blu. Bello, Metti la potrebbe goccia andare bene anche dietro. a me questo, ma mi farebbe allergia, credo. Vi faccio vedere. Ecco qui, guardate com'è trasparente questa pietra. Con dietro la luce, quelle righe che vedete sono praticamente la montatura sotto dell'anello. È bellissima questa agata blu. Vi scrivo il prezzo. Ecco qui un altro pacchetto, lo apriamo subito insieme. Mi piacciono un sacco questi, appunto, sacchi. Questi sacchi neri sembrano sacchi della spazzatura, No, però mi stanno rosso. più simpatici rispetto agli altri pacchetti. Quelli che mi stanno più No. antipatici sono quelli gialli. Poi mi piacciono quelli bianchi, mi piacciono perché sono abbastanza rari. Quelli grigi mi piacciono un po' di più e questi più di tutti. Apriamo. No, odiosi proprio quelli. Sì, poi non c'è nessuna sicurezza su questi pacchetti perché sono sottilissimi e non proteggono per niente i prodotti. Vediamo cosa esce da qua. Voilà! Esce un pettine, guardate che bello. Questo è un pettine in vero corno. L'avete già visto nei miei unboxing spesso, pettini in vero corno, perché costano poco su AliExpress e sono fantastici, fanno bene ai capelli perché sono fatti dello stesso materiale di cui sono fatti i capelli, di cheratina. E questo l'ho comprato per regalarlo al postino, poverino, che mi porta 6 miliardi di pacchi e soprattutto è una persona gentilissima perché io gli ho chiesto per favore di non lasciare i pacchetti abbandonati perché alla fine i pacchetti con spedizione gratuita vengono messi nella busta delle lettere Eh certo. e rimangono lì, tra virgolette, abbandonati. Chiunque passa potrebbe vederli e tirarli fuori se voi non sapete che il postino è arrivato. E invece il mio postino mi fa il favore di suonare il citofono quando arriva, così io so che ci sono dentro i pacchetti e corro giù a prenderli. Vedete la forma, ragazze, che è piuttosto ovalizzata? Perché questo Sì, determina vedete che proprio non la è forma del corno questa naturale. curvatura, la vedete, questa curvatura? Sì, perché non è plastica, ma è il E questo fa corno che capire viene che è dal naturale. sacco. Sì. Ma comunque guardandolo si capisce benissimo che è Molto naturale. bello. Non è assolutamente plastica questo, fidatevi. Tutti i link come sempre li trovate nell'info box. Vi scrivo il prezzo di questo. E dovrebbe uscire altro da questo pacchetto. Vediamo un po'. Ho aggiunto qualcosa per me in questo pacchetto che arrivava. Voilà! Questi sono degli stampi per la resina, vi faccio questa piccola anticipazione. Presto sul mio canale arriveranno anche video. Scopriamo le creazioni in resina o video comunque sulla resina. Ho Certo. comprato, non è uno solo, dovrebbero essere due perché l'ho presi per fare gli orecchini, sì. Sono due cabochon a goccia, a forma di goccia. E guardate, vi faccio vedere dentro, non so se riesco, vedete quel così? Vedete quel puntino che si vede là? È perché praticamente in teoria il cabochon esce già col buco, per quello c'è quel pernino dentro. E questo è molto interessante il fatto che escono già col buco perché semplifica molto il lavoro. Dentro sì, mi sembrano molto lucidi. Vi Bene. scrivo il prezzo che comprende entrambi questi stampini. Ecco qua ragazzi, questo video può finire qui. Spero tanto che vi sia piaciuto. È importantissimo, se vi è piaciuto fatemelo sapere mettendomi un pollice in su. Ma molto più importante ancora, iscrivetevi cliccando sul tondino qui con la mia faccia. E cliccate sulla campanella qua sotto per attivare le notifiche, così saprete subito quando carico un nuovo video, potrete vederlo in anteprima. E se vi va di restare in mia compagnia, cliccate su uno di questi video che compaiono qui adesso. E cercatemi anche su Instagram, vi scrivo qui quello che dovete scrivere per trovarmi, è un profilo pubblico, venite a trovarmi anche lì. E noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti, un Ciao cari, bacio! ciao!